Ciao Ni, questo mi ricorda tanto mia nonna e io voglio ripartire da qui, da questa città così aperta, così umana, così forte. Una donna lavoratrice, quelle donne che hanno sempre fatto, cresciuto tre figli con tanta onestà. Voglio ripartire da qui, da questa città che rappresenta lavoratori, una città fatta da gente come noi, gente per bene, che si alza al mattino presto e che vuole fare tanto per questa città. Voglio ripartire da qui. Da quella fierezza di una persona che ha lottato, combattuto e sofferto, ma non ha mai rubato. E non ha mai pensato di farlo perché ha sempre mirato all'onestà. Voglio ripartire da qui, da quelle persone fiere di essere umane, con la voglia di dimostrarlo a tutti e soprattutto di avere la capacità di portarlo nei gesti. Voglio ripartire da qui, dal cuore tuo, nonna mia, e da questa grande città, Roma. Allora, buonasera e benvenuti a Non è più domenica. Popolo del web, eccoci qua, di nuovo un appuntamento importante. Questa sera abbiamo un grande comico, un grande amico, Fabian Groot. Grazie, grazie Luca, che piacere. Ciao Guarda, Fabian. salve, mi fa piacere anche perché sono stati tutti i comici sempre Sì. romani e il primo comico napoletano, poi si sente dal nome Fabian Ma tu non Grutte. sei altoatesino, alto, no, No, no. è tipicamente napoletano Fabian Grutte, facci caso, come nome e cognome mi pare proprio. No, lo dico perché tu giustamente ci siamo sempre visti a teatro per commedie, però Esatto, non è che ci siamo mai presentati, ci siamo mai certo. messo. Te lo dico, io ho la mamma tedesca, che mi ha dato il nome Fabian, e il papà napoletano mi ha dato il cognome Grut. Grut è tipicamente napoletano. Certo, Tu vai a Napoli, tre cognomi più usati sono gli sposi, devi dirlo è Grut proprio. No, spiego perché molte volte, è giusto pure andare un attimo indietro, perché io ho certo. delle lontane origini austro-ungariche, ma veramente da parte Regno delle Due Sicilie, Sì. un capitano delle armate austriache, alto, biondo, snello, occhi azzurri, un mio tris tris nonno, scese col suo cavallo bianco dall'Austro-Ungarica, dall'imperatore, arrivò a Napoli, si sposò una napoletana e di lì sono discesi tutti i Grut. Tutti. Il problema è quando venne a mio padre, scuro Certo. scuro, curto curto, chi ne è pil? Gli fa, beh, ma chi è l'Austro-Ungarico? In realtà perché poi da discendenza abbiamo avuto altri. Se, mo i Grutti, in realtà a Napoli ne è rimasto uno, Sì. mio padre, Sì, eh. basta, l'unico che è rimasto. Poi siamo tutti quanti un po' in giro. E io veramente sono cresciuto però tra queste due città, lo dico spesso nel il mio spettacolo si chiama Fuori Luogo, sono cresciuto tra Napoli e Berlino. Sì, perfetto, proprio al centro del mondo. Bravo, una cosa, quindi sono venuto, sarei dovuto andare a vivere a Milano, però oggi ho preferito Roma come Certo. città perché Milano era troppo tra le due, veramente cresciuto tra queste due città, Napoli e Berlino, cioè immagino due città che hanno una sola cosa in comune. Sì. Caso due città, Sì, basta, non è. anche se io a Berlino ho incontrato un sacco di napoletani, questo te lo Sì, posso mo. assicurare, ce ne sono tanti anche lì, Ma eh. tu stai pazziando. Tu sei, non so se sei della mia generazione. Noi della mia generazione, quando eravamo ragazzi, quando finiva la scuola, andavamo a fare l'esperienza a Londra, no? Si andava a Londra per fare, era la città più. Poi c'è stato un periodo che si andava a Barcellona, che secondo me era più bello perché era un po'. Adesso vanno a Berlino, Sì. adesso tutti quanti per fare Sì, è esperienze vero, è vero. lavorative e cose vanno a Berlino. E sono stato io veramente, ho tutte le cugine di mia madre, tutti Considero mio quanti là. fratello abita a Berlino da 20 anni, quindi proprio la conosco benissimo, ci sono stato almeno 3 o 4 volte, quindi è una città che conosco molto bene, ho incontrato un sacco di persone di Napoli. Tra l'altro un socio di mio fratello è di Napoli, quindi pensa come il mondo è piccolo, insomma. Ma mi stai pigliando Ma, per culo, però. no, veramente, Ah, veramente, no, sì, però. Ah, c'è il pazzettaglio, fratello. sì, Ah, è vero. bellissimo. Lì. È una No. verità, uno scoop, Ah, no, insomma, pensavo. veramente, Quindi una conosci giovane realtà veramente da Berlino? portare. Sì, Ah, molto bene, io conosco perché Berlino. ho una famiglia grande. Io ho mio nonno che si è sposato tre volte a Berlino, il papà di mia madre. Quindi ho otto zii, cioè praticamente sono otto fratelli e sorelle da parte di madre. E ho tipo una quindicina, 18 cugine. Quindi quando vado là è veramente. Cioè, Passando da Berlino a Roma, qual è il tuo rapporto con questa città in questo momento? Visto che tu vieni da Napoli, insomma, e sì, siamo molto simili o c'è certo. tanta differenza tra Roma e Napoli come città e come modo di Guarda, vivere? io non lo so, mo, mi sto, se vogliamo parlare a livello Munnez, ci state quasi raggiungendo, ci avete quasi raggiunto, Abbiamo no? fatto il massimo, per raggiungerli, sì. No, ti giuro, mo, mi fa ridere questa cosa, però io abito un po' fuori Sì. Roma. E veramente questa settimana la strada, perché io so che tu ti occupi pure delle volte di queste cose Sì, qua, quindi non so se è posso. vero, La strada mia era completamente sommersa e è vero. Munnez, ma Bello! non lo so come mai.
Dice, finalmente a casa, finalmente, dice, mi sto sentendo a mio agio, ecco, prima mi sento un po' fuori luogo, adesso mi sto, no, però adesso state forse un po' esagerando, perché ci volete quasi superare, però come calore, come persone, no, è molto simile, si vive molto il quartiere, è una cosa che a me mi fa piacere, perché io a Napoli c'avevo le mie routine, c'avevo il barbiere, certo, il bar, e Roma in questo è molto simile, infatti sì, qui a Roma mi sono ritrovato il mio barbiere, cioè quello di Napoli l'hai trovato qui o te lo sei cercato? In realtà proprio? È napoletano, per assurdo è napoletano, cioè un po' periferico, è Cafone, non lo diciamo, non la vedrà, però sì, spero che non la veda, molto Cafone, insomma, diciamo. È Cafone di Avellino, Avellino e Cafone, quasi sì, Avellino e Cafone, però è molto simpatico, l'ho ritrovato, sì. Io posso dire dove vivo attualmente, no, poi mi vengono a cercare. Se hai paura, no, se no fai come desideri, insomma. Un po' fuori Roma, 30 chilometri da qua, esatto. C'è Napoli, sì, 30 chilometri. No, 30 chilometri da qua, andando verso nord. Per nord, proprio sì. Berlino ce l'hai proprio in testa, sì, sempre. Sì, e niente, quindi come molto simile, il romano e il napoletano sono comunque le città dove c'è più divertimento, no? Si vive molto. Io ti faccio un paragone tecnicamente, adesso parlando un pochino seriamente, ti ho visto in teatro in Via col Tempo, che lo aspettavo, sì, molto bello, con Fabrizio Gaetani, e ho fatto un paragone, certo, altissimo, perché insomma, penso con Massimo Troisi, che Massimo Troisi vive a Roma come Pino Daniele, insomma, quindi comunque Roma è diventato poi un alloggio, no? Una seconda città di molti artisti, anche soprattutto di questa persona qui, no? Assolutamente, Troisi credo che, vabbè, poi c'è tutta la faccia ancora oggi la famiglia d'Ostia, no? Molti napoletani vanno verso il mare, io sono andato verso il lago, ma non è colpa mia, perché acqua è. Io c'ho il lago, l'umidità è incredibile, però c'ho la mia compagna è brutta, fidanzata, però ormai non si può dire più perché tengo una figlia, c'ho una figlia di 4 anni, quindi non è che posso dire compagna, però vivo, siccome la madre vive verso Manziana, sì, non dico paese perché mi fa la tristezza pure paese, non lo dico, non so se Manziana, io ho preso casa un po' prima un metro prima, no, il cartello per vita Manziana, tu sei io sto verso ancora prima. Verso prima di Bracciano, tra Bracciano e Oriolo, Bracciano, dai, diciamo, comunque ti faccio qui sono tutti artisti, cabarettisti romani, perché noi parliamo di Roma, quindi certo, oggi averti qua è una cosa un po' speciale, al di fuori di quello che noi facciamo, però lo faccio con molto piacere perché sei un artista molto bravo e sai che Roma ha rappresentato per 60, insomma per 40-50 anni la cultura in Italia, no? Perché Cinecittà, i film, le produzioni, assolutamente, insomma, sì, assolutamente. Poi abbiamo avuto molti, no, Aldo Fabrizi e Totò insieme, quindi insomma grandi coppie comiche sono ci state, ha fatto, no? Molto piacere anche con Fabrizio di perché da tanto che pensavamo, come mai il napoletano e il romano, due comici, non facevano qualcosa insieme a teatro, cioè nel senso che noi ci conosciamo da tanto, ci siamo incontrati a una puntata zero per Comedy Central, che sì, è rimasta zero che non sotto zero, no? In realtà abbiamo fatto tre puntate zero insieme Fabrizio, e forse è il caso che facciamo qualcosa noi che diventa realmente, certo, qualcosa. Abbiamo fatto questa commedia con un'idea che gli era venuta a lui inizialmente, poi l'abbiamo sviluppata e abbiamo chiamato un autore poi per rimetterla, per Roberto, mi sembra, Roberto Fei, sì, esattamente, anche lui comico, ma che si interpreta comico, insomma, sì, esatto, sì. E con Roberto stiamo scrivendo anche la seconda commedia, abbiamo scritto anche una serie che speriamo andrà da qualche parte, ma vediamo, intanto ci sono i produttori, quindi già se ci sono i produttori già è buono, già è buono, anche è perché buono. Sono scomparsi per un tempo e stanno tornando, è buono, esatto, è sintomo positivo. Il rapporto, il paragone con Massimo Troisi o con un artista molto importante per te è un freno oppure è una cosa che ti aiuta a crescere nel tuo campo, insomma? Guarda, cioè, Troisi è un grandissimo, è una cosa irraggiungibile, no? Molti vengono paragonati, molti napoletani vengono a Troisi, in realtà poi ti motiva a prepararti, certo, però all'inizio per me è stato un vero e proprio freno, nel senso che cioè comunque non essendo io napoletano aggressivo, visto che negli ultimi anni ha funzionato, sì, molto la comicità aggressiva, sì, di battuta, essendo io un po' più diciamo sul racconto, è stato paragonare a un grande, un ragazzo che io avevo iniziato a fare questo mestiere a 24-25 anni,
è stata molto dura, quindi ho dovuto trovare un po' una mia linea, una entità, però perché mi ha spronato a fare meglio, quindi ho dovuto vedere tanta comicità americana, sì, per evitare gli italiani. Però devo dire che insomma riesci molto ad avvicinarti, dai molta classe, cioè nel senso la comicità elegante è sempre bella secondo me, sì, perché poi il vero comico deve essere sempre mai quello con la parolaccia, ma quello che fa capire certe cose e c'ha un certo tipo di carisma nel dirlo, insomma, è questo il senso. Noi tipo Gigi Proietti, tipo te, tipo Massimo Troisi, insomma, vedi, ti sta facendo pure Guardi di Battaglia, sta andando benissimo, qualcosa di ed era tempo che non si vedeva in televisione un programma così tanto, bello, un varietà dove si fa la comicità vera, perché purtroppo la comicità si è sporcata tanto, pure sembra brutto dirlo perché l'abbiamo fatta ovunque, sì, e quindi per farla funzionare ovunque non è facile, perché mentre tu fai una comicità la comicità andrebbe fatta a teatro, certo, come se tu o pasticciera lo fai in pasticceria, certo, l'avvocato si prepara, certo, e poi va in tribunale, mentre invece la comicità, io penso alla prima serata che ho fatto, non è una casa, sì, io l'ho fatto in un bar pompa di benzina a Sezze Scalo, capirai, sei stato proprio un uragano, c'è una cosa, io penso che c'era il benzinaio, e che poi il proprietario del posto era anche l'unico a lavorare, quindi sto poveriello correva dalla pompa di benzina al bar, c'era una cosa c'era l'unico posto dove si prendeva il caffè corretto a piombo, era una cosa allucinante, poverino, che poi cioè dico, in quelle situazioni è veramente duro funzionare, sì, non, sì, non è facile. Beh, considera che quegli locali più importanti, poi a Roma ci sono diversi locali dove fanno comicità, secondo me poi sono lo spunto per molti artisti per diventare qualcosa di più importante, la scuola, certo, la palestra degli artisti, dei comici, insomma, la famosa la gavetta è giusto che uno la faccia nei posti tosti, perché comunque ti forma, sì, però poi non deve diventare secondo me un'abitudine, sì, cioè, nel senso, perché poi devi sempre di più abbassare il livello, allora è giusto che uno abbia uno spettacolo che funzioni in un posto un po' più aggressivo, certo, però poi magari quando c'è la possibilità riesci a esprimerti anche in un altro modo, certo, ad un altro livello, insomma, un altro esatto, target, esatto, quello è poi il tuo impatto quando fai uno spettacolo, perché giustamente vieni dalla gavetta e quindi hai fatto tanto, certo, la pompa di benzina, certo. Quando tu hai uno spettatore, da uno spettatore a 500, cosa cambia per un artista quando fa uno spettacolo? Non ho capito, uno spettatore? Quando tu fai uno spettacolo, okay, molto volte è capito magari di farlo con una persona sola, con uno spettatore soltanto, e farlo con 500, cioè come affronti la serata? Lo fai, a me personalmente è più faticoso, nel senso che quando c'hai poche persone, metti capita come una platea come questa, cioè devi trovare un'empatia anche con 8, 9, 10, 11 persone, naturalmente se ce n'hai 30, 40, 50 è più facile, perché certo, poi la risata coinvolge e subito le persone partono. Invece su 8 persone, se già due tu guardano male perché tenne una capa che ma quello è proprio brutto così, è proprio cioè, così. No, ma io faccio l'esempio: già se uno dice stasera non volevo stacca, volevo fare la partita, certo, di calcetto. Certo. Is per esempio stava cioè due persone che stanno, già sono il 20% del pubblico che ti ha abbandonato, certo, quindi c'hai il 2-3 persone interessate e tu metti tutta la tua forza per fare in modo che possa arrivare anche poi, certo, piano piano agli altri, certo, però il problema è che se tu vai in un bar dove tu magari sei andato con la tua compagna a prendere un caffè e vuoi stare tranquillo e ti arriva spesso, perché il cabaret è stato imposto, no? Cioè, sì, là devi far ridere, magari lui voleva stare tranquillo. Allora lì sei un po' in difficoltà. Però sicuramente con più persone è un po' più semplice, certo, a meno che tutte queste persone qua non volevano avere un cabaret. Allora a quel punto è meglio. Un applauso a Fabian. Grazie. Ti faccio una domanda, anzi un po' un pensiero tuo su questa città. Sei bravo, ma pare proprio come presentatore, cosa? Tu sei più bravo di me, sei fantastico. No, va bene, nel proprio, senso che proprio a casa con te, facilissimo. Però vedo che stavi molto un sogno, dimmi. Per questa città, per un cambiamento, cosa vedresti tu? Cioè il tuo cassetto, cioè oggi apro il cassetto e chiudo gli occhi come vuoi tu e voglio vedere Roma cambiata. Come la cambieresti questa città? Questa è una cosa bella. Questa è bella, me la potevi dire prima, ma preparavo. Certo, io la faccio a sorpresa così, no? Vabbè, sicuramente guarda, io non sono partire dalle piccole cose, no? Già per esempio l'infrastruttura, io c'ho una bambina di 4 che si avvia verso i 5 anni, no? Ho abitato, pensa, per un anno e mezzo proprio qui vicino, e vedo comunque che ci sono i parchi per i bambini, le zone sono molto abbandonate.
abbandonate un po' ristretti, cioè ti trovi in quattro mura veramente così con un bambino con tre... verde che è poi a Roma, Roma c'ha un verde enorme. A volte mi sono trovato con 30 bambini, uno scivolo e un altalena. Che non può mettere tre altalena che si sta là, che devi litigare con i genitori. Se già uno riuscisse a far vivere meglio i ragazzini, no? Quindi cioè... normalità, cioè alla fine stiamo chiedendo soltanto normalità, no? Sì, io chiedo sì, perché comunque... strade, parchi messi a posto, cose che funzionano, esatto. Insomma, normalità. La normalità è che poi quando vai all'estero, e io ho mia sorella che vive in Austria, sì. E sembra di stare in Austria, voglio dire, è attaccata all'Italia, non è lontana. È vero, è vero. E a parte che lasciamo perdere tutte le cose che ti danno pagando le tasse normalmente, sì. Vabbè, quello è un discorso, cioè, ma sembra veramente cose assurde, un altro mondo, e sono praticamente attaccati a noi. Qui abbiamo delle cose molto palesi sotto gli occhi di tutti, perché noi poi viviamo come cittadini e ci rendiamo conto di alcune situazioni. Per esempio, no, pagare il 70% di tasse in Italia per chi fa impresa è una cosa impossibile. Allora, certo. Perché lo Stato non mette il 20% di tasse fisse, se non paghi va in galera, e quindi togliamo tutto il sommerso e diamo la possibilità alle istituzioni di avere i soldi? Cioè, sono cose molto semplici. Io, arriviamoci. Ti dico solo una cosa, ti dico solo una cosa per chiudere, perché sì. Tu pensa, no? Mio cognato siciliano che vive in Austria, sì. Pensa che cosa gli hanno fatto? No, una cosa che gli hanno dato un premio, questa è una cosa che acca non potremmo mai vedere, perché ha fatto per 2 anni il 7,40. Preciso e corretto. Bello. Gli hanno dato dei soldi, un premio. Tipo, certo. Tu hai fatto il 7,40 bene, ti do 200 euro così perché sei stato primo. Tu pensi una cosa del genere qua? Bellissimo. Se sarebbe una cosa assurda. Perché se le regole fossero chiare per tutti, avremmo un sistema migliore per tutti quanti. Fabio Andreotto, grazie. Domenica, grazie. Ci vediamo dopo, Fabio, grazie, un pochino. Grazie. Ciao, ciao Fabio. Grazie. A Non è più domenica questa sera per noi, Stefano Montelatici. Ciao Stefano. Ciao. Mille promesse disperse al vento.
Stefano Montelatici non è più domenica. Grande Stefano, come stai? Sto bene abbastanza. Tu appartieni, sei del nostro territorio, sei un'eccellenza di questo, una piccola eccellenza del nostro territorio, perché noi frequentiamo le stesse persone. Ho visto un video che hai fatto su Facebook, ho molti amici che frequentano la mia attività e che sono cresciuti insomma insieme a noi. Quindi mi fa piacere farti venire qui perché rappresenti un po' la nostra, il nostro municipio, la nostra zona di appartenenza, e soprattutto vedo che tu parli spesso di rinascita, quindi per me è molto importante, perché noi oggi in questa trasmissione parliamo di rinascita di Roma in generale, per un rilancio culturale e di quant'altro. Vai. Sì, infatti poi tra l'altro questa canzone, quindi appunto a livello di rinascita anche per certi versi anche sociale, perché certo, è un qualcosa che guarda a non tradire i propri ideali, certo, e a perseguirli senza svendersi neanche, quindi esatto, rimanere se stessi, cercare una svolta anche nella propria vita, nel proprio rapporto con gli altri, però rimanendo se stessi. Mi piace molto come tu riesci a mettere su carta, a scrivere, anche a comporre le canzoni, anche le musiche, fai delle cose molto carine e molto deliziose. Io ti seguo spesso su Facebook, vedo i video che tu metti. Qui se noi parliamo al Power Web, tu quanti anni sono che fai questo tipo di musica e quello che vorresti fare da grande, insomma, se si può dire, insomma. Dunque, vabbè, fermo restando che per me è più che altro un hobby, insomma, certo, diciamo che ho cominciato da piccolo, perché io già a 9 anni ho cominciato a suonare le tastiere. E poi è arrivata più tardi la chitarra a 18, tra l'altro mi ricordo, c'è un aneddoto, perché i miei nel regalarmi la chitarra, nel bigliettino di auguri, e scrissero: per pietà suonane uno per volta. cosa che non è poi successa, perché poi io registrando le cassette, le basi, suonavo tastiere, chitarra, batteria, basso, eccetera eccetera. Insomma, ti ho visto una performance, di che anno era quella che ho visto su Facebook? Il 90? Quella era del 94, ero piccolo, era un concerto che avevo fatto per gli amici qui vicino, insomma, sì, ed erano le canzoni che scrivevo un po' all'epoca. Ho visto tutti molto presi, cantavano tutti, insomma, una cosa molto carina, divertente. Sì, cantavano tutte e due canzoni, quindi eri proprio un idolo per questi ragazzi in quel momento, mi sa. Per quella canzone lì. Solo per quella. Perché, no, beh, c'erano qualcun'altra che conoscevano, però quella era quella che si cantava ai campi scuola, con la parrocchia, per cui era quella che era rimasta un po' nei cuori di tutti, e i commenti che ci sono stati è particolare, perché gente che dopo 25 anni si ricordava ancora il ritornello. Certo, ho visto molto, molta attenzione a quello che tu hai fatto. Sì. Ti ringrazio per essere stato qui, ti ringrazio. Grazie di essere stato presente alla nostra trasmissione più domenica, con il tuo modo, il tuo saper fare, le tue canzoni. Se ce ne fai un'altra, io ti ringrazio ancora e ti saluto. Ah, va bene. Ok, Stefano, grazie. Ciao. Vedevo lì, in piedi sul mio balcone, guardavi in su il cielo, gli aerei e le nuvole, oppure eri lì, seduta sulla mia poltrona, e guardavi me, che guardavo te, che mi guardavi, ma eri fuori di qui, fuori dai miei pensieri, eri fuori di qui, fuori dai vestita di blu e i tuoi capelli raccolti di lato, avevi una luce negli occhi che ancora io non conoscevo, ed io sentivo una scossa come un pugno nello stomaco, ma non riuscivo a guardarti nemmeno per un attimo, ma eri fuori di qui, fuori dai miei pensieri,
danzavi sulle note di un pezzo alla radio e mi invitavi a riprenderti ancora col telefono. Poi mi abbracciasti e iniziammo a baciarci sopra un pezzo blues. E nei tuoi occhi io rividi di colpo tutta la vita mia. E ora sei qui, regina dei miei pensieri. E ora sei qui, che accendi i miei desideri. Non è più domenica, Franco Del Monte, questa sera ci leggerà una bella poesia. Vieni Franco, vieni. Grazie. Questo è l'angolo della poesia romanesca, perché noi ci teniamo sempre alla nostra entità, alla nostra cultura, di Trilussa. Questa è Trilussa e lo abbiamo portato perché non sembra, ma oggi siamo di fronte a un periodo come quello, che speriamo che non sarà una guerra, ma visto quello che sta succedendo in America e visto quello che sta accadendo in Europa, che è piuttosto ferma e non dà quelle risposte che dovrebbe dare, questa poesia è attualissima. Bene. Ed è La ninna nanna di Trilussa. Vengo a leggere. Oh, prima di leggerla sarebbe giusto spiegare perché la guerra è avvenuta in questo periodo. È avvenuta perché due cugini che si amavano e che forse non si sono mai amati, perché altrimenti non si sarebbero uccisi fra di loro, hanno deciso di farsi la guerra. La scusa è stata l'eccidio di Sarajevo, che tutti sappiamo, e a quel punto loro hanno cominciato a sparare i fucili che hanno ucciso la gente, che hanno distrutto popoli d'Europa che erano veramente amici ed amanti. A questo punto il Trilussa ha pensato nel 1914 di scrivere questa poesia, che più che una poesia è un sonetto, e chiede a tutti quanti di fare un po' di ninna nanna, di riposarci un poco, di non seguitare a ucciderci come avremmo fatto, perché solamente loro saranno quelli che guadagneranno quando sarà finita, e tutto il popolo che sarà stato ammazzato non avrà nessun risultato, e quelli che non sono stati uccisi dal cannone torneranno ancora a beneficio dei loro padroni. Quindi vengo a leggerla. Ninna nanna, ninna nanna, il pupetto vola zinna, dormi, dormi cocco bello, dormi, dormi, che così non sentirai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo tra spade e fucili dei popoli cosiddetti civili, degli popoli che non sanno, ninna nanna. Tu non senti i sospiri e i lamenti della gente che si scanna così per un matto che comanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede e che serve solo da riparo a un sovrano macellaro e a quel covo d'assassini che insanguina la terra. E sa benone che la guerra è un gioco dei quadrini che prepara le risorse per le borse e per i ladri. Fa la nanna, cocco bello, finché dura sto macello, fa la ninna che domani rivedremo ancora sti sovrani che se scambieranno la stima, faranno amicizia, saranno ancora buoni amici. So cugini e fra parenti non si fanno complimenti, torneranno più cordiali tutti i rapporti personali
e riuniti fra di loro senza l'ombra di un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione che è stato risparmiato dal cannone. Grazie. Grazie, grazie Franco Del Monte, grazie a Trilussa che ci ha regalato questa grande poesia. Grazie a Trilussa che ha fatto veramente un bel miracolo e che è una cosa che veramente spettacolare. Esatto. Posso dire che mi ha emozionato. Però ricordate che pure la monnezza che noi stiamo dividendo continuamente dai signori, che facciamo tutto il possibile per non farla, come si dice, aumentare a dismisura e farla portare dalle persone, via dalle persone, qualche volta qualcuno l'ha divisa per amore e se l'è ritrovata bella separata e mo ve dico come. Sei armato di libretti, libricini, sei veramente un poeta ma anche con molta cultura in tasca, insomma, eh? La fine di un amore all'ama. L'ama lo sapete che cos'è e la mondezza sapete che cos'è. È la Raggi che non sa che cos'è l'ama. È l'ama. Quando un amore finisce non in mezzo alla mondezza ma tra due persone che lavorano per l'ama e quindi nella mondezza, uno dei due, che è la femmina naturalmente e si chiamava Erika, ha deciso di scrivere una bella cosa per questo amore che gli è scoppiato, se n'è andato via e gli ha detto: guardate che l'amore è veramente come la monnezza, rifletteteci un attimo e poi vi dico come. Un po' di musica per piacere. Fine di un amore all'ama, te la dedico la mia monnezza. E siccome io sono ecologica, te la dedico differenziata. L'umido so tutte le lacrime che ho pianto per te. Il secco perché m'hai lasciato arido il cuore. E a volte penso che non saprò più amare. La carta è quella di tutte le lettere che t'ho scritto e che non t'ho mai spedito perché tanto non m'avresti risposto. Il vedro, so tutte le bottiglie che mi sono bevuta per affogare la malinconia. La plastica te la dedico a palate. Perché non c'è materiale che te sa dice meglio, perché de plastica sei fatto e spero che sto caldo che c'è sta te squagli pure l'anima e se non gliela fa l'anima almeno te squagliasse il pacco. Grazie, Pieri di essere romani, grazie ancora Franco, molto carina, molto carina, molto bella. Grazie, grazie Franco. Per questo anno grazie. Che mi dedichi e spero di essere sempre presente. Sempre, sempre. Continuamente preparando sempre cose nuove e belle. Grazie per le due belle che ci porti. Fateci un applauso che se siamo mai invitati. Ancora un applauso a Franco Del Monte. Questa sera, come al solito, chi è che non manca la nostra trasmissione? Massimo Ceresi. Buonasera. Ciao Massimo. Ciao Luca. Ormai buonasera a tutti. Regia, autore, cioè ha scritto lui della trasmissione, è lui la trasmissione diventerà. Massimo è un grande, presidente del Monte Mario Calcio. Questa, come siamo andati domenica? Molto bene, sono le partite più temute perché sono quelle sulla carta le più facili, però fino a che non riesci a sbloccare il risultato risultano le più difficili. Fortunatamente dopo 5 minuti siamo andati in vantaggio, abbiamo concluso con 6-0, così la faccio corta. Noi invece noi siamo tutti e due tristi perché Roma e Lazio hanno fatto veramente una brutta figura. Purtroppo abbiamo fatto una brutta figura domenica calcio. Però ci riprenderemo, insomma, no? Assolutamente. Quindi il Monte Mario Calcio deve essere un esempio per la nostra società di calcio più importante, nel senso dobbiamo vincere e pensare a avere una mentalità vincente. Come fai a questi ragazzi a insegnargli poi questa mentalità? Quest'anno siamo da esempio rispetto a Roma e Lazio, insomma, erano partiti con obiettivi seppur diversi, insomma, di classifica alta.
Sono ancora lì, però la vetta è distante. Diciamo l'Europa per la Lazio è sempre più in bilico, perché ci sono le milanesi che si sono rinforzate, sì, soprattutto, oramai, l'Inter, che sta soprattutto molto l'Inter, bene. L'Inter che sta riprendendo molto. Sta riprendendo fiato, insomma. Certo. Certo, la Roma purtroppo ha fatto una partita un po' strana, perché poteva vincere la partita, poi l'ha persa in maniera un po' particolare, no? Poi anche un rigore all'ultimo non dato, oltre al 90esimo, anche se poi questo non deve giustificare una opaca tra partita della Roma, soprattutto qualche errore anche dell'allenatore, secondo me c'è stato, secondo te no, di Spalletti? Sono sempre quelle cose che ti lasciano un po' perplesso. Cioè Manolassi in panchina, stavo arrivando a questo, esatto. Manolassi in panchina, probabilmente ci sono delle situazioni di mercato che fanno sì che Manolassi sia in panchina e venga schierato un giocatore dopo tanto periodo di inattività come Vermaelen, insomma, certo. Che non ha purtroppo per lui fatto una buona figura domenica in quel di Genova, ma non è causa sua, certo. Se la Roma non è riuscita a portare il risultato. Ho visto la partita perché la Lazio aveva già dato il giorno precedente. Quindi. Parliamo di cose più importanti, il nostro territorio. Come vanno questi giovani e come vanno le società di calcio in questo municipio? Come stiamo andando? Che prospettiva abbiamo? Insomma? Se parliamo in generale, diciamo che andiamo bene come municipio, sì. Soprattutto come Monte Mario. Purtroppo non posso parlare bene della mia scuola calcio perché sta perdendo i pezzetti, come già ti dissi a suo tempo. Sì. Le altre società si ingrandiscono, noi rimaniamo sempre nel nostro piccolo orticello, seppur buono, rimaniamo con pochi numeri, quelli che riusciamo a far entrare all'interno. Beh, sempre 350 ragazzi, quanti ne hai a disposizione nel tuo gruppo, nel tuo giro di sport? Diciamo che nel giro di sport sì, sono quelli i numeri. Quindi sono numeri importanti, tra insomma, varie ecco. Attività, però fanno tutti non capo al Monte Mario come associazione sportiva, ma sono sparsi in diverse associazioni, purtroppo perché il solito discorso è sempre la solita goccia cinese, la mia purtroppo, non abbiamo una casa dove poter far entrare tutti questi ragazzi. Novità dal municipio per il tua location, la tua nuova attività? Noi abbiamo presentato come associazione un progetto di un possibile impianto per poter dar sfogo alle nostre idee. Ancora risposte non ce ne ho, alcune risposte le ho avute grazie a questa trasmissione. Grazie. E alla tua pubblicità che grazie. Fai alla SD Montemario. Sto incontrando parecchie persone, speriamo che un qualche cosa venga fuori o da una o dall'altra parte, insomma, speriamo. Presidente, che vogliamo dare una risposta a Massimo Ceresi, ci vogliamo mettere in campo e fare qualcosa per i giovani e per i nostri ragazzi? Attiviamo queste strutture abbandonate e diamo la possibilità ai bambini di giocare a calcio e di farli crescere in maniera onesta e pulita. Non solo calcio, non solo e anche calcio. Altro sport, pallacanestro e tanti altri sport che hanno bisogno di essere messi in pratica. Ti ringrazio ancora di essere grazie stato qui. Grazie sempre a te Luca. Grazie Massimo, salve alla prossima. Allora, più domenica, questa sera ho invitato un grande amico, Maurizio Gianfano, direttore tecnico del Vestaveglia Basket. Ho dovuto prendere appunti per presentare Maurizio, perché qui c'è una scheda così lunga, non capita mai nella mia trasmissione, lo ricordo tutta a memoria, ma a questo punto per te ho dovuto prendere una cartellina. Ciao Luca, grazie. Ciao Maurizio. Ciao. Allora, so che tu fai un'opera molto importante e sociale sul territorio, alleni bambine e ragazze, insomma, quanti anni hanno le bambine che tu alleni in questo momento e quanto possono crescere con te a livello sportivo? Parliamo di basket ovviamente. Allora, io nello specifico alleno la squadra under 15 femminile, quindi sono del 2002-2003, quindi hanno 14-13 anni, insomma. E nel nostro percorso ovviamente l'idea è quella di far parte del settore giovanile femminile, quindi poi cercare pian pianino, come già stiamo facendo, di inserirle nella nostra prima squadra, che è la Serie C femminile. Quindi avete risultato, insomma, un fiore all'occhiello di eccellenza per il nostro territorio. Diciamo che ci vantiamo del fatto di essere l'unica società in realtà femminile del 14esimo e anche 13esimo municipio che svolge attività senior di questo livello e che crede molto nella promozione dello sport e della pallacanestro femminile, quindi noi siamo orgogliosi di puntare su questo, insomma. Quando tu alleni una bambina o una ragazza, generalmente insomma dai 14, 12, adesso non so gli anni, a quale età si può iniziare già a basket? Allora, diciamo che generalmente si può iniziare dai 5 anni, si può iniziare. Da 5 anni, insomma, esatto. Subito si può cominciare a fare il basket. Si può iniziare subito. Qual è l'emozione che provi e qual è il tuo insegnamento primario che spieghi ai ragazzi?
Ma allora, diciamo che l'idea principale è quella di svolgere un ruolo educativo, quindi insomma sostanzialmente noi siamo degli educatori e dei formatori, quindi sì. Nel momento in cui entriamo in contatto A con le famiglie, B con i bambini, le bambine e le ragazze, cerchiamo di trasferire un'idea formativa educativa che poi rappresenti non un percorso nel singolo momento in cui magari viene a contatto una ragazza, una bambina o un bambino nei nostri centri mini basket, ma un percorso formativo come se si entrasse a far parte di una scuola, quindi si entra nella Vista Aurelia Basket, si fa un percorso e si spera che poi questo percorso venga portato a termine con tutto il settore giovanile, quindi l'idea è quella proprio del percorso. Non so che tu hai iniziato anche un'attività dentro le scuole pubbliche, la Lambruschini, la Cesare Pavese, insomma so che tu hai iniziato... Noi nasciamo proprio come centri sportivi municipali, siamo un'associazione radicata nel territorio e abbiamo la gestione della scuola Lambruschini e della Cesare Pavese su via di Torrevecchia, proprio per avere il radicamento sul territorio, lavorare con i bambini, le scuole all'interno del territorio del municipio 14 e trasferire questo tipo di attività a sostegno anche di quelle che sono le difficoltà all'interno della scuola pubblica, quindi aiutare gli insegnanti con i nostri progetti scuola all'interno dell'attività scolastica e poi, come dicevo prima, cercare di dare una continuità didattica, no? Quindi una promozione sociale a 360 gradi, esatto, insomma. Esatto, attraverso lo sport, noi attraverso la promozione nell'attività di base, poi cerchiamo di raggiungere i nostri sportivi agonistici e obiettivi sportivi agonistici. Noi vogliamo dire ai nostri amministratori che lo sport e loro soprattutto con l'eccellenza che fa Maurizio Gianfano sul nostro territorio, voi siete via Mattia Battistini, giusto? Come si chiama la struttura? La nostra, il centro sportivo dove facciamo attività agonistica giovanili sono le Cupole, al via Mattia Battistini, di fronte alla metro, alla fermata della metro A, insomma, al capolinea. Quindi noi stiamo lì e facciamo attività in quell'impianto. Esatto. Quanti iscritti hai alla tua scuola? Allora, noi quest'anno nel mini basket stiamo sugli 80 iscritti. Nelle due scuole. Poi facciamo... Proprio per il discorso che facevo prima di fornire un servizio completo anche alle famiglie, no? Perché crediamo molto che non sia soltanto la ricerca del risultato e della prestazione quello che crea fidelizzazione nei confronti della pratica sportiva, ma proprio cercare il contatto con le famiglie che poi conoscono il nostro modello. Infatti quello che chiedo, che invito insomma le persone che possono entrare in contatto con noi di sperimentare quello che facciamo. Quest'anno abbiamo deciso anche di fornire dei servizi tipo il prescuola nelle scuole dove operiamo. Molto buono. Un servizio in più alle famiglie che lavorano e non hanno la possibilità di tenere i bambini fino all'entrata di scuola. Io voglio dire semplicemente una cosa e voglio confermare quello che dice Maurizio, perché lo conosco da qualche tempo ormai, non è la prima volta che collaboriamo insieme, abbiamo fatto anche qualche festa di quartiere dove lui ha partecipato con la sua scuola. Voglio dire ai nostri amministratori, a tutti quelli che fanno la politica è questa. Cioè il territorio si riprende, si fa rivivere con l'attività sportiva, con il teatro, con i cinema aperti. Questo serve a riqualificare le nostre periferie. Noi siamo tutta gente per bene e vi stiamo facendo vedere tutte le persone che ci vogliono mettere la faccia e che ci stanno mettendo la faccia per Roma e per il nostro territorio. Un grazie a Maurizio Gianfano, anzi prima che te ne vai, tutte le ragazze presentiamo. Certo. Ok, allora, che è la cosa più importante. Esatto, la squadra che alleno, le ragazze dell'Under 15. Venite. Vai, un applauso per le ragazze della Vista Aurelia. Le possiamo presentare una volta? Certo. Se riusciamo a entrare nel pacchetto, dai. Veronica, sali. Dai. Ok, una alla volta. Facciamo così, dai. Allora. Passo noi, ci mettiamo da parte una all'altra, vai Maurizio. Allora, ok. Allora, presentiamo rapidamente, ci abbiamo Sofia Magrini, poi abbiamo Michela Siliscavalli, ci abbiamo Sofia Campolmi, Giulia Magrini, Giorgia Siliscavalli e ci abbiamo Alice Pesce, Marta Feliziani e Veronica Lamarucciola. Allora, esatto, allora i ruoli possiamo dirgli oppure non ci sono ruoli definiti nel basket in questo momento? Ma diciamo che ci sono dei ruoli non meglio ancora identificati, perché noi crediamo, io credo che ancora in questa fascia d'età è importante sì specificare alcune cose, però non è del tutto specializzante ancora in questa fase. Però abbiamo due ragazze che sono le sorelle Magrini, Giulia e Sofia Magrini, che fanno parte del progetto di addestramento tecnico regionale chiamato Azzurrina e quindi sono Sofia, venite davanti, Sofia con Giulia. Sei tu che ti avvicinare, sei solo giallo, vieni. Ok.
Ok, sono Giulia e Sofia e fanno parte di questo centro tecnico federale che racchiude le migliori giocatrici del Lazio della categoria dell'annata 2002-2003. Questa dimostrazione anche del lavoro poi che si può fare all'interno, partendo da un quartiere, partendo da un'attività di base, come dicevamo prima con Luca, partendo dalle scuole, e poi piano piano con lavoro, con il sacrificio, con l'impegno eccetera, si possono ottenere dei risultati anche qui, anche nel territorio nostro. Un applauso a queste belle ragazze, bravissime. E soprattutto questa è la Roma che noi vogliamo. Un grazie ancora a Maurizio Gianfano e al Vista Aurelia. Grazie, grazie ancora. Grazie Luca, buonasera. A Non è più domenica, ci occupiamo di sociale e di territorio. Questa sera per noi Carlo Maria Breschi. Ciao Carlo, grazie, come Luca. Stai? Grazie, saluti a tutti, buonasera. Allora Carlo sta facendo un'attività molto interessante perché da quello che leggo da Facebook, insomma, tu stai lavorando sulla Balduina, quartiere nord di Roma, insomma, per chi non lo sa noi siamo il 14° municipio e lui vive in questo territorio come ci viviamo tutti quanti noi. Cosa stai facendo di interessante? Beh guarda, quello che sto facendo è cercare di mettere insieme delle teste, delle competenze, delle attività produttive, dei commercianti, dei professionisti e farli trovare insieme con il nostro aiuto. Io vengo dalla Confcommercio, 25 anni di associazione di categoria, insieme ad altre persone di grandi competenze in campo aziendale, per dargli un programma, un progetto che passa attraverso la ripresa delle attività produttive, sì, attraverso la fiducia nella possibilità di fare ancora affari, di riuscire a stare in un mercato complicatissimo, sì, ma allo stesso tempo coinvolgere in questa operazione di crescita, di ripresa, di rivalutazione del commercio anche la popolazione, perché il discorso è molto semplice. Non voglio dire che il mercato è al centro di tutto, domanda e offerta, però una cosa è certa: io sono nato nel quartiere Balduina e sono cresciuto nel quartiere, sì, Balduina. Fa male, fa veramente male vedere queste saracinesche che chiudono, tirate giù. Fa male sapere che degli appartamenti che una volta erano di famiglie benestanti, erano il frutto di una vita, ma anche di prestigio, sembra, certo, prestigio, questi immobili sempre di meno valgono e sempre di più devono subire dei cali di valore che poi si riflettono sullo stesso umore delle famiglie. Quindi cosa fai dopo questa organizzazione che hai messo in piedi? Cosa stai facendo precisamente? Bene, allora, qual è il senso di quello che tu stai facendo come attività? Nasce tutto dalla risposta a un bando della Regione Lazio, esatto, sulla costituzione delle reti. Esatto. La Regione Lazio, il Presidente Zingaretti, certo, gli va dato merito, e al suo staff hanno immaginato di poter prendere dalla Comunità Europea delle risorse da destinare proprio alla costituzione di reti di impresa, cioè aggregatevi, mettetevi insieme voi imprese, voi commercianti, datevi un programma, datevi una governance, certo, quindi come se fosse, tanto per farvi capire, una specie di centro commerciale naturale, sì, con una direzione, mettetevi, sì, insieme, datevi degli obiettivi e noi vi diamo un sostegno, ma un sostegno mica per dire vi risolvo il problema, adesso siamo un po' tutti ricchi, ci spartiamo i soldi, no, al contrario, tutto questo non potrà mai succedere, serve a creare una cosiddetta start-up. Esatto. Quindi dai 60 e passa associati che abbiamo adesso, 60 che si riconoscono nella rete, potremmo arrivare anche molto di più. Per questi 60 intanto faremo un'attività di marketing territoriale, sì, e una serie di servizi che vanno all'infinito. Come possono contattarti innanzitutto per avere un'attività, per la prima attività insieme a te, per partecipare a questa rete? Come si fa? Come possiamo contattarti? Abbiamo una pagina su Facebook, sì, che si chiama Associazione Promozione Sociale Balduinas, sì, con il genitivo sassone, sì, dove quella S sta per shopping, service e social, certo, sono i tre, come dire, i tre filoni, le tre componenti di questo progetto. Beh, questa è una bella inserita perché insomma la regione non ci sta abbandonando e tu stai facendo questo progetto per riqualificare il territorio, perché oggi sono tutti i centri commerciali e quindi le piccole attività di territorio, di prossimità, che sono quelli che hanno sempre reso il quartiere vivo e vivibile. Sì, sì, ma non andremo allo scontro, cioè addirittura a cimentarci contro. Faremo il contrario, cioè diremo che nei negozi nei negozi di vicinato ci sono delle cose, c'è, cioè, della qualità, sì, c'è, cioè, del servizio che nei grandi centri commerciali non ci sono, ma tutto sta questo a comunicarlo, sì, ai consumatori e ai cittadini. Quindi una bella iniziativa. Però è importante, insomma, dire che sì, la regione
però il bando prevede che il soggetto beneficiario non sia l'associazione o la costituenda rete di impresa, ma sia lo stesso municipio. Perché il municipio? Perché il municipio deve prendere la responsabilità di prendere queste risorse. Quindi la regione dal municipio al municipio passa a voi? Il municipio passa a noi, quindi un doppio controllo, perché prima succedeva che arrivavano le associazioni costituite, le grandi associazioni, facevano scopa, si pigliavano tutto e poi magari si scopriva che neanche c'erano gli associati, i giusti soggetti a cui poi far arrivare le risorse. Ti ringrazio Carlo, sei stato gentilissimo, grazie per le prospettive che ci hai dato. Grazie per l'innovazione e quello che stai facendo per il territorio, perché il programmare è importantissimo. E solo inizio, consentimi solo di dire che all'Hotel Zon, che è in via Alfredo Fusco 118, il 12 febbraio, è una domenica, per forza una domenica, perché gli altri giorni i commercianti in realtà dovrebbero lavorare, e anche parecchio, ce lo auguriamo. Il 12 febbraio Hotel Zon, via Alfredo Fusco 118, il convegno di presentazione dell'Associazione di Promozione Sociale Balduinas. Quindi siamo... sono invitati. Grazie, Carlo Maria Breschi. Grazie a voi. Ciao Carlo, grazie. Allora, questo è il momento della politica, è l'angolo che io mi diverto a farlo, mi fa piacere farlo perché lo faccio sempre insieme ad elementi molto importanti e molto validi del territorio. Prima di passare la parola al mio amico e ospite di questa serata, Alberto Mariani, voglio dedicare due minuti a un pensiero che ho fatto io su questa città, perché molte volte abbiamo delle risposte a delle problematiche che nessuno mai risolve. Nel senso, oggi noi parliamo di blocco del traffico, spesso e volentieri ci fanno fermare la macchina nel garage o sotto casa, e non pensano mai che forse oggi il futuro è la macchina elettrica e la macchina GPL. Però se io vado a un concessionario e compro una macchina elettrica o GPL, la pago 4 volte o 3 volte più di una macchina normale. Se oggi è stato attestato che alcune macchine, alcuni gruppi automobilistici, tipo, non faccio nomi, ma tutti usano Volkswagen ed altri, voglio farlo perché tanto è su tutti i giornali, ci stanno ingannando con i cassi di scarico perché inquinano più del normale, quindi oggi questa è una truffa mondiale. Bisogna risolvere come metropolitane possono essere funzionanti, perché le metropolitane non si fanno dal centro di Roma verso fuori, ma da fuori dentro al centro di Roma, al contrario esatto. A Roma si dice sempre no, la metropolitana non si può fare, ma chi l'ha detto che non si può fare? La metropolitana si può fare e si deve fare, perché è l'unico mezzo vero per snellire il traffico. Quindi abbiamo delle, io ho detto due cose, no, molto semplici, molto lineari, che possono risolvere un grave problema di smog, di inquinamento, di tumori, ma soprattutto di velocità del traffico di Roma, perché noi abbiamo questo problema che ci addanna e ci affanna da anni. Questa sera per noi Alberto Mariani. Ciao Alberto. Ciao Luca. Ciao. Alberto è sempre un giovane, ve lo ripresento, già è venuto più volte, è un giovane molto valido, laureato, sta sul territorio, fa sempre politica da ragazzino che fa politica, quindi è uno che conosce sia il territorio, ma soprattutto anche la qualità tecnico, personale e culturale per gestire un paese, forse un municipio, insomma, oggi partiamo dal municipio, prima e poi no, più in alto. No, non esageriamo. Non esageriamo, non esageriamo. Piano piano, diciamo, piano, comunque piano. Ci mettiamo grande passione sempre, un pizzico di competenza penso che non guasti. Certo. È anche un pizzico di cultura penso che non guasti. Esatto. Diciamo, tutti gli ingredienti che tu cerchi di riportare in questa trasmissione, io con diciamo, il mio gruppo cerchiamo di riportarli all'interno della politica. Partiamo subito il ghiaccio, ti ho visto una manifestazione per il centrodestra, mi spieghi cosa è successo, com'è andata? Lui appartiene a Fratelli d'Italia, non l'ho detto, è stato il più votato. Vai. Sì, io sono capogruppo di Fratelli d'Italia qui in Municipio 14 e sabato abbiamo fatto una manifestazione che è partita da Piazza della Repubblica e si è conclusa a Piazza Santissimi Apostoli per chiedere finalmente di tornare al voto per votare il nostro governo, il governo ormai non è più deciso dal popolo ma che sono 4 anni che viene eletto da qualcun altro, probabilmente da Bruxelles, dalla BCE, da chi comunque oggi decide l'agenda politica nazionale. È gravissimo, penso che una nazione come la nostra debba dipendere da poteri che vanno al di fuori di quelli che sono poteri nazionali. Certo. Noi abbiamo un paese ormai privo di ogni tipo di legittimità popolare, svuotato di ogni tipo di sovranità, da quella monetaria a quella diciamo popolare appunto. C'è un paese che arranca, un paese allo sbando dal governo per poi finire alle realtà locali, il comune, il municipio. Abbiamo qui a Roma una situazione di paralisi totale su tutti i fronti, un esercito di volontari. Loro non dicono di essere politici, dicono di essere dei volontari. Esatto. Che poi cosa vuol dire non lo so, che ad oggi non sta facendo nulla, una città paralizzata completamente. Beh, questa non è la miglior location
che possiamo dire, perché la chat della Raggi era quattro amici al bar e noi siamo al bar e parliamo della Raggi. Questa inchiesta, che cosa succede in questo comune? Andiamo al voto? Verrà commissariato oppure c'è un futuro? Qui stiamo mischiando un po' gli argomenti, sono sempre politica, però comunque le varie competenze. Diciamo, per quanto ci riguarda, la manifestazione è per chiedere appunto, sì, di andare a votare e votare i nostri governanti, i nostri, okay, parlamentari. Qui a Roma la situazione è molto delicata pure perché in tutto quello che loro fanno lo condisco anche di grossi scivoloni, non so, sì, l'ultimo è nella giornata della memoria il 29 gennaio hanno pensato bene di donare la possibilità di fare i mezzi gratuiti per i deportati. Sì, quanti sono? Se non sbaglio, non lo so, forse pochi, un paio, cosa, sì, del genere. Sì, sì. Un'iniziativa veramente priva di ogni logica. Quindi lui dice, a livello nazionale andiamo al voto perché in questo non abbiamo un governo legittimato, questo stai dicendo, per Roma c'è molta confusione e forse probabilmente si andrà al voto. Non per, Roma c'è molta, molto, per Roma c'è molta confusione e loro continuano a chiedere tempo, noi il tempo gliel'abbiamo concesso, tant'è che siamo stati, penso, gli unici nei primi mesi a non voler alzare polemiche a volte anche sterili e strumentali come ha fatto probabilmente il PD e qualcun altro, però adesso sono passati già sette mesi dopo la loro elezione, iniziamo a chiedere delle risposte. L'altra volta quando sono stato tuo ospite abbiamo parlato del problema dei campi rom e loro ci hanno chiesto tempo, però ci hanno detto pure che avevano in serbo una soluzione. Ad oggi qual è stata? Nessuna. Sono passati altri 30-40 giorni dal voto che abbiamo avuto in municipio, dalla bocciatura della nostra mozione che prevedeva lo smantellamento dei campi rom. Ad oggi su questo argomento il vuoto totale, il silenzio più assordante. Ti sei battuto molto, insomma, per questa cosa e quindi noi abbiamo un problema molto importante su questo municipio perché ci sono diversi campi rom, alcuni legali, alcuni illegali. Poi oggi il campo rom che cos'è in Italia? Cioè non può essere una situazione del genere, no? Illegittima, perché poi diventa una zona franca per poi commerci e cose che non sono legali, spacci di droga in generale. Quindi andrebbero proprio tolti, insomma, proprio tolti e organizzati in maniera diversa, come tu stai dicendo, con delle soste, no? Delle soste... Sì, noi abbiamo previsto, appunto, già abbiamo detto l'altra volta, abbiamo previsto il superamento dei campi rom e la realizzazione di alcune aree di sosta, esatto, dove, diciamo, queste persone che decidono, vogliono comunque fare della loro vita una vita itinerante, possono effettivamente portare avanti questo stile di vita all'interno di queste aree di sosta che abbiamo previsto al di fuori dell'accordo anulare, anche per la facilità, diciamo, per queste persone di raggiungerle, perché comunque attraverso, appunto, il raccordo hanno la possibilità, senza entrare nel traffico cittadino, certo, di andarlo ulteriormente a congestionare, comunque attraverso il raccordo raggiungere queste aree di sosta e sostarvi per alcuni mesi, abbiamo previsto un massimo di 6 mesi. E loro dicono che questa soluzione a quanto pare non andava bene, hanno appunto una soluzione nascosta in qualche cassetto del Campidoglio, non si sa dove, esatto, pronta. E la nostra preoccupazione è quella che effettivamente probabilmente loro vorranno dare delle case ai rom, certo, è una soluzione che noi ci troverà, se mai si dovesse palesare, ci troverà sicuramente contrari fortemente, perché ad oggi ci sono tanti italiani che stanno aspettando ancora di ricevere delle case, stanno in lista per le case, per gli alloggi popolari e hanno difficoltà a trovare spazio, dare un'ulteriore corsia preferenziale, certo, a queste persone solo perché si definiscono rom. A questo punto penso che l'italiano, anche se molti sono anche italiani, questi, certo, rom, però diciamo, italiani con difficoltà si dovranno definire rom per poter usufruire dei servizi da parte dello Stato e da parte del Comune. Allora oggi la percezione della legalità e dell'insicurezza a Roma, in Italia penso in generale, è molto alta, perché poi si legge dai giornali la gente denuncia molto meno, si abbassano le denunce, in realtà oggi la gente non denuncia più perché tanto non fa più niente nessuno. Oggi abbiamo un lassismo generale su tutti i fronti, soprattutto sulla giustizia e sulla legalità. Tu come cittadino e come politico, Alberto Mariani, cosa potresti fare e cosa vorresti fare per cambiare questa cosa? Questa è una cosa un po' grande, però te la voglio chiedere, cosa pensi di questa cosa, come potresti risolverla, insomma? Come potrei risolverla? Sicuramente l'esempio è la cosa più importante, cioè il nostro agire quotidiano, non solo nell'agire politico, dobbiamo comunque cercare di portare l'esempio ai nostri amici, ai nostri figli, comunque cercare in tutto e per tutto di far rispettare quelle che sono le prime regole del quieto vivere, comunque, e del vivere civile, cosa che in molti, purtroppo, non solo in questo caso rom extracomunitari, ma anche in molti romani non fanno, certo. Faccio l'esempio, prima si parlava dell'immondizia, quindi già dal cercare di buttare l'immondizia nei vari secchi predisposti,
fare la raccolta differenziata, cercare di mantenere pulita la propria proprietà privata, che già da lì si parte, perché poi certo. Parti, io chiedo anche il passo ulteriore di cercare di rispettare l'ambiente, certo. E l'ambiente circostante e anche le strade che noi viviamo, però molti hanno difficoltà anche a mantenere la pulizia nel proprio ambiente privato, quindi partendo da tante situazioni, da piccole cose, da pagare il biglietto sull'autobus, anche se oggi abbiamo un servizio probabilmente, anzi sicuramente non all'altezza, però certo. Comunque dare questo segnale, cioè cercare di partire con delle cose che sembrano molto piccole, però da queste cose partire a ripristinare la legalità. Io ricordo piccolo, c'era il bigliettaio sull'autobus che aveva il cassetto marrone e ti faceva, no, questo io lo ricordo sempre, questa figura storica dove tutti pagavano il biglietto, saremo perché entravi e c'era il bigliettaio. Saremo nostalgici, ma questa esatto. È una delle proposte che Fratelli d'Italia ha fatto al Comune di Roma, quella di ripristinare appunto la figura del bigliettaio, che permetterebbe quantomeno di fare un po' di cassa per ATAC, che ad oggi appunto il biglietto chi lo paga sembra stupido ormai, cioè sembra che dalla platea si alza un biglietto dell'autobus, sembra veramente diventata un qualcosa che poi io penso che se tu mi dai un servizio preciso, che so che passa a quell'orario, tu mi porti a lavorare, io il biglietto lo posso pagare anche 50 centesimi di più, non è un problema, però mi dai un servizio perfetto, invece oggi il servizio non c'è, perché poi sai che in questo territorio il PD e Marino hanno tagliato oltre il 30-40% di mezzi pubblici per i sanare, che poi il problema non è sulle corse ma su altre spese. Loro che non hanno tagliato, hanno razionalizzato. In realtà hanno tagliato il 40% dei mezzi pubblici in questo quadrante di Roma Nord e quindi non va bene, perché poi paga sempre il cittadino. Invece le risposte sono altre, su appalti fatti male, su soldi dati regalati ai propri amici, su location, insomma, che pagano affitti altissimi e potrebbero pagare molto meno con proprietà personali. Detto questo, ti voglio dire, cosa stai facendo oggi tu personalmente per questo municipio? Ma io personalmente su questo municipio sto facendo quello che ho fatto negli ultimi 15 anni della mia esistenza, ovvero comunque dono le mie giornate per l'impegno appunto politico e civico in qualche modo. L'occupazione mia principale è quella legata al mondo, diciamo, giovanile, al mondo dello sport. Cerco comunque attraverso lo sport, attraverso momenti di aggregazione giovanile, di dare comunque specialmente appunto alle fasce più giovani della popolazione la sensibilità di capire che tutto quello che ci circonda fa parte di tutti noi, non è certo. Interesse di un'altra persona, certo. Ma che dipende dalle sorti della nostra città, del nostro quartiere, in questo caso dipendono da quello che noi facciamo tutti i giorni, quindi a cercare di stimolare ognuno a impegnarsi per, diciamo, il bene comune. Oggi è la battaglia più importante, penso. Poi tu fai una cosa a me che piace molto, perché poi la politica ha un po' abbandonato il territorio in generale, invece tu, so che tu hai una sezione dove organizzi eventi con i tuoi ragazzi, i tuoi amici, si chiama Spazio Italia, vero, giusto? Spazio Italia, sì, sta qui a Via Alessandro VII. Quindi una sorta di sede, insomma, politica, comunque culturale, dove lui aiuta e collabora con tanti ragazzi, perché poi sono tanti del tuo gruppo, sono molti. Quanti sono i ragazzi con te? Beh, sì, non, diversi. Qui sì, siamo una trentina più o meno. Quindi questo significa riportare la politica sul territorio, perché oggi le sezioni dei partiti non ci sono più. Riportare anche la politica sul territorio e conoscere le persone e fare gli sportelli utili è fondamentale. Che la politica deve essere questo, alla disponibilità del cittadino. Se non fate questo, la politica è finita. Quindi noi vogliamo la politica territoriale, delle persone, delle facce. Se io vado ad Alberto posso bussare, posso chiedere una cortesia, posso chiedere un favore, posso chiedere un servizio. Questo è la politica. Se non viene fatta così, la politica è morta. Hai ragione, sottoscrivo ogni tua parola. E ti rubo proprio 20 secondi, appunto, che è diato fuori Spazio Italia. Noi abbiamo voluto dedicare questo spazio appunto all'Italia in generale, perché oggi vediamo sempre di più aprire punti che non hanno nulla a che fare con la cultura italiana, con la tradizione italiana, quindi abbiamo deciso di creare questo spazio per dare appunto la possibilità a tutte le, un po' quello che fate qui, con questa trasmissione, quindi a tutte quelle realtà, a tutte quelle persone che hanno comunque delle peculiarità, hanno comunque delle passioni, sono legate al territorio, certo. Sono legate appunto alla nostra cultura, di poterle esprimere all'interno di questo spazio. Quindi facciamo presentazioni di libri, momenti di approfondimento culturale, storico e di attualità, quindi è uno spazio aperto a tutti. Poi fondamentalmente siamo dei ragazzi a gestirlo, però non abbiamo preclusioni di età, abbiamo dato la possibilità anche a persone più piccole e più grandi di esprimersi all'interno di questo spazio. A questo punto un applauso ad Alberto Mariani, grazie. Al suo impegno civico e politico, grazie Alberto, è stato qui come sempre. Grazie a te Luca e complimenti per questa bellissima trasmissione e questo entusiasmo che metti nel fare le cose. Grazie, sei sempre forte Alberto, grazie. Di qua, prego. Allora, è più domenica, Fabian Groot. Grazie, grazie.
Molto piacere che insomma chiudiamo insieme questa trasmissione, anche se io dico Fabian Grutto, come ho detto già prima, nome, cognome, madre tedesca, madre napoletana. Io per chiudere potrei dire semplicemente questo, che crescendo incomincio a dare fastidio a molte più cose. Fateci caso, qui si parla del quartiere, del territorio, però ci sono anche le cose più semplici. A me per esempio ultimamente mi danno fastidio per esempio le persone che pensano sempre quello che vuoi tu, cioè quelli che ti devono sempre dire, che insomma, per esempio ti faccio un esempio, vai al ristorante alla casa, senta scusi, il bagno in fondo a destra, no veramente volevo sapere, il bagno in fondo a destra, ovviamente la cucina è in fondo a destra, ah perciò si mangia una chiave, cioè sono tutte cose, grazie. Però, scusa se uso il tuo luogo, sì, anche sì. Io i bar, no? Io non so chi c'è dietro al bar, però ci sono due ragazze molto carine, garbate. Io pensavo ci fossero, soprattutto a Napoli, poi ho capito che stanno in tutta Italia, quella categoria di barista, quello che ha da fare sempre simpatica. Chiedo là che ovunque vai, tu magari stai andando con la tua ragazza al bar, che ti stai pure per lasciare, sì. Arrivi al bancone, lui... È la prima colazione che fate insieme, eh? Mi faccio il cappuccino col cuore, eh? Volevi il cappuccino col cuore? Senti, fa una cosa, mettici una croce che è meglio. Grazie, però io a questo punto ci salutiamo, ho fatto giusto due battute perché carina. Potrei andare avanti all'infinito, però poi scatta il cachet, quindi sicuro so, no, nel senso non è che io lo faccio come mestiere. Poi ci vediamo presto, è stato veramente un piacere, soprattutto grazie. Che il primo comico napoletano che è entrato, sì, in è questo, vero, è vero, cioè veramente voglio passare alla nostra trasmissione, stiamo stocanando. Però meglio pacificare questa entità, questo territorio, tra l'altro io ho vissuto pure qua vicino per un anno e mezzo, quindi diciamo sempre più a nord, insomma, Tamberino, Montevarie, esatto, questa zona qua. Io vi ringrazio, grazie per l'ospitalità, grazie e non so, chiudi tu. Chiudo io perché devo ricordare una persona, questo io ringrazio la persona. Ok, vabbè. Grazie Fabio, buona domenica. Allora, più domenica voglio ricordare un ragazzo che è stato investito in un incidente qualche giorno fa, che ci ha lasciato, Angelo Caterini, di 34 anni, investito da un ubriaco. Questa persona già a casa, è già agli arresti domiciliari dopo aver investito e ammazzato una persona in stato di ebbrezza. Credo che queste leggi vadano cambiate, credo che vadano inasprite, perché una persona che si mette alla guida di una macchina ubriaco è come se avesse una pistola fumante in mano. Quello è un omicidio preterintenzionale, non colposo. Questo ragazzo andava a lavorare, era un barista con me, un mio collega, un amico, lo voglio ringraziare, lo porto nel cuore e un applauso a te. Ciao Angelo, a me più domenica.